Ehi, Pam, cos'è successo? Ti vedo cambiata. Eh sì, il maestro Tobru ha voluto fare delle trasformazioni della materia su di me, ma non è molto capace, Deve ancora fare degli esperimenti. Ehi, c'è il maestro Tobru con una ragazza. Andiamo a vedere chi sarà, dai. Ok. Venite, venite ragazzi, vi presento una nuova amica, si chiama Siria. È venuta proprio qui oggi da una bella cittadina della valle perché ha bisogno di parlare con me. Ma penso che non ci siano problemi se rimanete anche voi, beh, d'altronde siete i miei aiutanti, no? Grazie. Forse anche oggi riuscirete a imparare qualcosa. Grazie maestro. Su avanti Siria, racconta pure quello che hai detto a me, sono amici fidati. Ciao, mi chiamo Siria e abito in una cittadina a valle. Vengo da una famiglia normale e sono la seconda di 3 figli. Mia mamma fa l'insegnante e mio papà lavora con i computer. Frequento il 3° anno di liceo. Beh, fin qui tutto normale. Cosa? Tutto normale? A casa mia i miei genitori non mi considerano, è tutto sempre fai quello, fai quell'altro, porta il cane, sparecchia, tutto così. E io non ce la faccio più, basta. Ma i tuoi genitori fanno così anche con i tuoi fratelli? No, no, uno è troppo piccolo e l'altro invece è sempre impegnato con il calcio e la maturità. Beh, da come ci descrive la situazione, sembra che proprio a casa tua si stia davvero male. E invece a scuola come va? Anche a scuola le cose non vanno bene. Ai professori credo di essere antipatica e se la prendono sempre con me. Ho anche litigato con le mie compagne di classe perché sono stata male e non mi sono fatta interrogare di storia. Ma le interrogazioni erano programmate? Sì, effettivamente erano programmate, ma siccome stavo male non sono potuta andare a scuola. Ma poi hai avuto modo di chiarire con loro? No, mi sono arrabbiata subito e non le ho lasciate neanche parlare. E magari succede così anche con la tua famiglia. In effetti mi arrabbio un po' spesso, però poi mi accorgo che i miei genitori hanno ragione e che le cose che mi dicono sono le cose giuste per farmi stare bene. E hanno ragione a dire che sono un po' lamentosa. Beh, in effetti anche qui hai passato gran parte del tempo a lamentarti. Ma alla fine lamentarsi non è che serva tanto, Il maestro ha ragione. Anche io mi lamento sempre di mio cugino Bim, ma lui non mi ascolta mai. Io invece non mi lamento mai. Possiamo diventare amici se vuoi. Eccolo qui, il solito provolone. Comunque, cara Siria, penso che questa nostra discussione ti abbia fornito tanti elementi per ragionare. E forse hai capito che dovresti lamentarti di meno e ascoltare un pochettino di più gli altri. Sì, hai ragione. Sarà il mio proposito per il futuro. Grazie mille per avermi fatto riflettere. Perfetto. Pim pam. Ora siete pronti per tornare al campo base? Avete una nuova parola da inserire nel nostro tabulario, cioè lamentarsi. Agli ordini, maestro. Vuoi venire tu con me insieme a me, Siri? Volentieri, ma preferisco stare con Pam. Sai, tra ragazze ci si intende. In effetti, è meglio che venga con me.